Ragazzi, sono Gioco su un nuovissimo video sul mio canale, ragazzi. Oggi sono qua perché oggi non sapevo cosa registrare, non c'avevo voglia di fare una storiella perché poi le finisco. Ho registrato già un video per Rampage in the Box che uscirà martedì, però ragazzi, oggi ho deciso di fare un fact time, che da tantissimo io ne faccio uno. Ho scelto delle domande abbastanza stronze, in realtà dico di averle scelte, ma in realtà non ho ancora scelte, devo ancora leggerle, però comunque saranno abbastanza stronze di sicuro. E tra l'altro ragazzi, ci tenevo a dirvi che è il 7 dicembre al Noir, che è in via Guarenti a Lissone, comunque una discoteca, sarò ospite speciale, sarò lo special guest, minchia Zoda praticamente. E ovviamente sarò lì tutta la serata a fare il vocalist. Tipo la serata inizia dalle 9 e mezzo fino alle 3 e mezzo. Io sarò comunque dalle 10 all'1 a fare il vocalist. Se volete venire, in descrizione troverete il numero per chiedere le prevendite, che ovviamente non è il mio. Voi scrivete a quel numero e dite: guarda, mi servono tot prevendite, devo comprarle, e secondo me ragazzi ci divertiamo un botto. È una festa delle scuole, posso entrare ragazzi da 14 anni in su. Venite, che così poi ci sarà ovviamente anche lo spazio dove faremo le foto tutti quanti insieme, una singola, così, che sarà fantastico. Lasciate già un bel like ragazzi, arriviamo a 4000 like per un prossimo video. E nulla, vi lascio all'intro ragazzi, godetevi il video. I don't want to set the world on fire, I just want to stop. Allora ragazzi, questo video sarà non tipo come i classici facts comedy, tipo che ne pensi di, che ne pensi di quello, magari inserisco qualcuna, però la maggior parte saranno abbastanza sputto verso di me, abbastanza odio, perché i miei fan mi odiano, bella ragazzi, vediamo. E la prima ce la fa JJ, ciao, che ci chiede: hai la fidanzata? Se sì, facci un video e ti senti ancora con la cicciona. Allora ragazzi, no, non ho una fidanzata. How can this happen to me? Quindi non ci farò ovviamente un video, però appena ce ne ho una, io prima che mi sento ragazzi dico: guarda, faccio video su YouTube, dobbiamo assolutamente far video insieme. E poi ovviamente non ne trovo neanche una. How can this happen? E comunque, ti sento ancora con la ciccione, ragazzi? No, però sta cosa della ciccione è successa 2 anni fa. Ragazzi, l'ho vista 2 settimane fa in un pub a bere. Ragazzi, mi ha guardato, io l'ho guardata, lei mi ha guardato, io l'ho guardato, mi sono girato, tutta la sera così sono stato. E più che altro perché avevo paura che avesse visto il video, che tra l'altro non, se non sapete di che video sto parlando del video più divertente in assoluto sul mio canale, che lascio il link in descrizione se volete andare a vedere, che quello è il video che preferisco in assoluto. Poi un bot ragazzi mi continuano a chiedere: hai mai avuto rapporti sessuali con una ragazza, oppure la tua prima volta quando è stata, come è stata, Dai, ho 18 anni, sono ancora in tempo ragazzi. E poi mi hanno chiesto anche come te l'immagini la tua prima volta. Ragazzi, secondo me sarà una cosa bruttissima, nel senso che la ragazza sarà una troiona, oppure una escort, spero di no. Ma comunque vabbè, sarà una abbastanza zoccola che ha già perso la virginità, io non l'ho ancora persa, e siamo lì tipo a far sesso, non so cosa fare. Cioè, è la prima volta, però ovviamente i porno li guardano tutti. Pure tu che stai vedendo questo video, metti mi piace, c'è un pollice su. E me la immagino come una cosa comica, e più che altro cerco di fare più cazzate possibili durante la prima volta, così uno, non ne farò mai più di scopate, e due, però ci uscirà un video fantastico e non vedo l'ora, cazzo. Allora, Nicolò mi ha chiesto: che ne pensi di youtuber che hanno fatto successo con la TV e hanno scritto dei libri? Allora ragazzi, i loro libri non li ho letti, non sono sfigato come Jumbo che li va a comprare per farci un video. Cioè, la mia vita non è ancora così triste quando poi non riesci a arrivare a fine mese. Grande Jumbo. Ma comunque, cosa ne penso? Cioè, non mi fanno né caldo né freddo, non vedo i loro video, non faccio freccettina loro perché boh, ma annoiano. Onestamente, se una casa editrice mi contattasse per fare un libro, che ovviamente non me lo scrivo, non me lo scrivo io, ma me lo scrivo io, dico cosa scrivere, ci farei un video ragazzi, un libro con tutte le mie storielle, una dopo l'altra. Ditemi nei commenti se lo comprereste. Cioè, assurdo. Cioè, una cosa che non capisco sono quelli che dicono: se siete dei ganghi, rifate i libri, andate in TV. Però vi dico onestamente, se a me mi dicessero: Joe, vieni in TV a fare questa cosa, devi dire queste cose, ti pago un tot, ma benvenga, cazzo, ci mancherebbe altro. È una cosa abbastanza ipocrita di tutta la maggior parte degli iscritti di YouTube Italia. Perché mettetevi voi nei panni di youtuber. A me mi ha chiesto di andare in discoteca. Ovviamente c'ho un compenso per andare in discoteca a fare il vocalist. Voi l'avreste fatto? Passare una serata in discoteca, essere pagati, divertirsi, beccare i vostri fan, bere anche gratis. Voi l'avreste fatto? No, fossi stati nei miei panni. E questa è la cosa che non capite, perché tutti quanti al posto youtuber avrebbero fatto la stessa cosa. Quindi, comunque, vabbè, se scrivo un libro, figa le risate, se vado in TV, dovrei essere censurato, perché sapete già come sono fatto. Un botto, ragazzi, mi hanno chiesto: ti hanno mai sgamato i tuoi a segarti? Allora, mia mamma e mio padre, oddio, mia mamma no, mio padre sì, in vacanza, è stato assurdo, cioè, in pratica,
Oddio, cioè me lo sono ricordato adesso. Eravamo a Genova, no, non a Genova, a Varazze, sempre in Liguria, in vacanza. E in pratica loro avevano preso l'ascensore per salire su in camera. No, prima si sono fermati al caffè a prendere un caffè al bar. E mentre io ho preso le chiavi, sono salito su, corro in camera, inizio. E il fatto è che, tipo, ho sentito mio padre entrare che c'erano due chiavi. E ragazzi, il porno l'ho lasciato aperto. Io mi sono tirato sui pantaloni e vedo mio padre che tipo passa da camera mia dell'hotel, perché da camera mia poi entra direttamente il bagno e tipo io ero con tutti i pantaloni alzati, con ovviamente il cazzo in tiro che si vedeva, però il porno sul telefono erano sul letto. Mio padre mi disse: "Ma che cazzo fai?" Ed è sempre imbarazzante. E poi anche mia sorella grande, che ero in camera sua con la porta aperta, con lei di là in sala, col suo computer. Ho pantaloni abbassati, sento che arriva, dico che faccio, mi alzo i pantaloni, io chiudo i porno, mi alzo i pantaloni, io chiudo i porno. Chiuso il porno, tipo, mi sono entrato e avevo la cosa col cazzo in mano, lei mi guarda, la guarda, mi guarda, e faccio sos. No, non gli ho detto niente, lei ha aperto la porta e chiude, se ne va. E poi tra l'altro ha detto a mia mamma che non che mi abbia creato segarmi, che mi abbia creato guardare il porno. E mia mamma si è incazzata, avevo tipo 14 anni. Mamma, cosa vuoi? Io spero vivamente che mia sorella, mia mamma e mio padre non vedranno sto video. Perché sennò avremo una discussione a cena un po'. Warznocco ci chiede: questa domanda è interessantissima. Faresti mai una collaborazione con Blur? Allora vi dico, nel caso in cui Blur venisse da me e mi dice: "Gio, mi servi per fare questo video visto che sei un trickshotter?" Io ovviamente direi di no. Uno, perché sarei un incoerente falso visto che lo insulto, lo sfrutto un po' nei miei video, in alcuni. Non ho niente contro la persona perché comunque non è che lo conosco più di tanto. I suoi video non mi piacciono, non mi piace come gioca, non mi piace i trick che fa. Però vi dico, se mi chiedesse di fare una collaborazione, rifiuterei, anche se è una cosa impossibile che non me la chiederebbe mai. Però rifiuterei, anche se mi porterebbe un botto di iscritti, però rifiuterei per il fatto che sarei davvero un incoerente al massimo. Ok, che New Mado Adams, ok, va bene. Però con Blur sarei davvero un incoerente al massimo. E comunque anche lui non me la chiederebbe mai di fare una collaborazione. Allora, Van ha scritto: "Gio, ma quanto è grosso il tuo naso?" Cioè, allora ragazzi, c'è Zano che dicono che c'ha il naso grosso, chiamano naso. Però, guardate il mio. Quanto è grosso? Allora, Nicola Rossi, ragazzi, mi fa una domanda bellissima. 5 youtuber femmine che ti faresti? Greta Menchi, Sofia Viscardi, Leila 2000. Ce n'è una che si chiama Sofia che c'ha 47.000 iscritti, che è una tusa. Puttana, tra l'altro l'ho vista crescere, avevo commentato uno dei primi video, ci siamo conosciuti, tra virgolette. L'ho vista crescere, adesso c'è 47.000 iscritti, ragazzi, una figa. E infine, non sapevo che scegliere, e ho messo la diva del tubo. E voi direte: "Giù, ma che schifo, che schifo, che schifo." Però non so, ragazzi, a quel non so che di lercio, di trash che mi viene voglia proprio di fare cose cattivissime con lei, tipo che mi picchia e mi fa male e basta. Però ci sta. Easy mi ha fatto una bella domanda: "Giù, hai mai scritto una tua fan pensando di fare una cosa davvero seria?" Sì, più che altro non per fare una cosa seria, cioè perché la maggior parte delle fan che mi seguono, se ce ne sono, la maggior parte, figa, saranno 4-5, sono lontane da me. Quindi non è che gli scrivo per fare una cosa seria, ci fidanziamo, ci sposiamo, conosco i tuoi. No, per inviarmi foto delle tette, della figa. Quindi se ci sono qualche fan che mi segue, Joe su Instagram. Vado a seguirmi, scrivetemi in direct che vi esco il cazzo al 100%. Questa domanda qua la faccio solo per spammare un video. Farei mai un video con Velox? Farei un altro video con Velox? Sì, ragazzi, sono degli YouTubers. L'episodio 3, il secondo uscito esce con Rampage in the Box martedì. E il terzo, ragazzi, uscirà a breve con Velox. E quindi sì, preparatevi. Simone Trevisi ci chiede: "Giù, faremo un video con la tua macchina, dove la fai vedere?" E comunque sì, ragazzi, farò un video che mi è venuto uno sketch in mente stradivertente che si chiama "La mia nuova macchina", come video di Ciccio Gamer, che poi fa cagare il video. Grande Ciccio. Ma comunque, farò un video, ragazzi, la mia nuova macchina, che ci sarà uno sketch divertente, poi vabbè, il video della macchina in sé, che è assurdo. Mettete 4.000 like, ragazzi, e ve lo carico. Cremad BT, spero di aver letto bene il nome, mi chiede: "Gio, cosa faresti se ti proponessero di scegliere un canale da 1 milione di iscritti che fa Clash Royale, Minecraft o il tuo?" Sì, è una domanda stupidissima, perché scegliere ovviamente il canale di Clash Royale. Cazzo, ma sapete quanti soldi si fanno? No, ma immaginatevelo. Immaginatelo. Ecco, l'avete immaginato? Avete sbagliato. Soldi, cazzo! Allora, ragazzi, questa è la domanda più bella. Francesco Guglielmi mi fa: "Hai mai pensato di andare a Troia visto che sono tradà?" Ecco, ragazzi, io quest'estate avevo fatto un video dove dicevo: "Ragazzi, preparate il video della mia prima volta che sarà con più persone. Oh mio Dio, assurdo, assurdo, assurdo." Il fatto è che pensavo di andare a Troia per fare quel video. Solo alla fine non ci sono andato, sono ancora vergine. E vada, raga. Così rispondo anche a tutti quelli che mi hanno chiesto: "Giù, ma video la tua prima volta che vi hai annunciato?" E niente. Vita di merda. E Daniele ci fa l'ultima domanda, che sarebbe: "Come reagiresti se Brat si fidanzasse con una ragazza e tu no?" Sono due le cose: o non vedrete più video, non vedreste più i miei video perché mi sarei ammazzato, oppure vabbè, non può succedere, cioè l'avete mai visto Brat bene in faccia?
Posso anche chiudere qua il video.